dal dottore Federico. Dottore, buonasera, ben trovato. Ciao Emilio, ben trovato anche a te. Come stai? È tutto bene, non c'è male, grazie. Grazie. Intanto grazie. Ti devo fare i complimenti per il tuo Locri. Ah, vabbè. Dottore, ho scoperto in realtà che aver svelato il fatto che io tifo per la squadra della mia città, tra l'altro, è un problema. Io pensavo che tifare la squadra della propria città fosse normale, invece ho scoperto che è un problema. Pazienza. No, non è un problema. Perché è un problema, scusa? Ah, non lo so, va chiesto. Quando tu fai la telecronaca sei imparziale, quindi non c'entra niente. Diciamo che io esulto bene, ecco, mettiamola così, ma poi per il resto, per il resto ho la fortuna che tutto quello che ho scritto e detto fino ad oggi non mi ha creato mai problemi. Comunque, da un amaranto all'altro, dottore, oggi la Bovarinese ha perso in maniera pesante contro la San Michele, ma non è questa la partita che rovina comunque una stagione di rinascita e ripartenza? Assolutamente, intanto ti dico che io ho visto la partita e non abbiamo perso male, almeno se noi la vediamo, perché nel primo tempo oserei dire, a non solo a mio giudizio, ma a giudizio anche di colleghi che erano là, di parte, che abbiamo in un certo senso abbiamo fatto una bella partita. Ad onore del vero, dottore, la interrompo solo per dire che poco fa abbiamo sentito il tecnico della San Michel che si è complimentato per come la Bovarina sia stata in campo. Ti dirò di più, perché c'era un rigore sacrosanto nei primi minuti e non è stato concesso. Magari la partita sarebbe andata in modo diverso, nel senso che non c'era questo risultato eclatante, quello che può essere. Quindi, però, siamo soddisfatti anche oggi. Sì, anche perché comunque, ecco, al netto del risultato, la San Michele è davvero un rullo compressore quest'anno, è una partita così, comunque serve anche a misurare il polso, immagino pure in vista di quello che può essere il futuro della Bovarinese, che comunque forse se quest'estate ci avessero detto che il 25 marzo commentavamo una squadra con 35 punti, più di uno si sarebbe fatto una risata, lo dico proprio con estrema schiettezza. Assolutamente, nessuno. Tu lo sai meglio di me, perché vivi questo ambiente, sai che la Bovarinese era destinata a sparire, e non per colpa di chi o di che come, era destinata a scomparire. Siamo riusciti grazie ai fratelli Scordino, grazie a Daniele Seminara, e non li posso nominare tutti, ma un gruppo di professionisti e donne, di giovani, con entusiasmo, che sono riusciti a fare sollevare questa squadra. E tra l'altro ti dico che tanti ragazzi di Povolino sono rientrati e hanno accettato questo progetto. È un progetto alla lunga, perché la polisportiva e cercare di crescere, è chiaro che abbiamo fatto un grosso passo avanti. Io tra tutti i nomi che lei ha fatto ne aggiungo un altro che da un po' che non lo sento, ma Silvio Frascà merita sicuramente una bella pacca sulle spalle per quello che sta facendo. Certamente, sta sacrificando anche lui. Dottore, dimmi. No, prego. No, non è, ma forse no, si stanno sacrificando tutti, stanno dando con entusiasmo il loro contributo, dall'allenatore agli addetti ai lavori, ai calciatori, insomma, c'è la da Bovarino che sta crescendo, che voglia di crescere calcisticamente e di rinascere. Dottore, una domanda che avevo già posto tempo fa ad Ovidio Italiano, non posso non farla a lei, perché lei giustamente ha detto è un percorso a lunga gittata. L'interlocuzione per quello che serve per il Cartisano, perché è innegabile che il futuro del Cavalluccio si intersechi con quello del Cartisano. Guarda, noi aspettiamo fiduciosi che si possa avere un certo finanziamento, già qualcosa c'è già in cascina e quindi penso che qualcosina poi si andrà a fare. Se poi arriverà questo benedetto finanziamento saremo tutti felici e contenti, però stiamo remando e stiamo lottando affinché il campo di Povolino possa essere agibile e possa dare quelle soddisfazioni anche da un punto di vista di gioco che abbiamo visto oggi. Perché oggi la squadra ha giocato bene, dei fraseggi che hanno gustato il palato, proprio perché là c'era un campo in erba sintetica, e quindi noi dobbiamo adoperarci tutti per avere questo benedetto
venire di conseguenza, ma la cosa più bella, più necessaria è il terreno di gioco. Poi la tribuna, gli spogliatoi, i seggiolini, questo e quell'altro si verranno di conseguenza. Diciamo un passetto alla volta, ma tra l'altro, dottore, credo che poi la cosa più importante è che in una fase complicatissima in generale per il calcio italiano, recuperare per bene una struttura può dare come dire, sfogo sia a livello sociale che, perché no, nel fare riaccendere la passione, perché i ragazzi d'oggi rispetto a quando ero più giovane io sembra che abbiano meno l'attrazione verso il pallone. Sì, noi lo dobbiamo far rinascere. Guarda, rinasce proprio perché l'intuito che hanno avuto i fratelli Scordino è stato quello, con tutta l'equipe, di fare questa polisportiva. E io l'ho abbracciato subito questo progetto, perché mi piace molto. Perché non è detto che per forza bisogna fare calcio a 11 o calcio a 5, ma bisogna fare sport. E quindi la polisportiva è quella che dà di più sotto questo aspetto, una spinta maggiore. Bene, dottore, grazie per essere stato con noi, buona serata. Ciao, buona serata anche a te. Ciao. E ringrazio.